Io non posso pensare che il popolo italiano, con tutte le informazioni che ha, non riesca a comprendere che queste cose esistono. In terapia intensiva non ci sono il giorno e la notte, il clima è sospeso, ogni vita cristallizzata e trattata con cura. Li hanno chiamati eroi nella prima fase della pandemia. Oggi qualcuno li tratta con sufficienza, talvolta fastidio, come se lottare contro il virus fosse uno scherzo. Qui però, dove in gioco c'è la vita, c'è poco tempo per guardare i dibattiti da salotto, anche se non manca un pizzico di amarezza. Non credo che i negazionisti abbiano senso civico, assolutamente. La struttura è sotto stress, i riposi spesso saltano, ma qui nessuno si lamenta. Sicuramente è faticoso, però si fa, insomma, fa parte del nostro lavoro e pertanto ci mettiamo in gioco. Insomma, ovviamente in questo periodo è richiesto uno sforzo maggiore, ma si fa, insomma. Alla fine del nostro viaggio, la procedura della svestizione, i calzari, i guanti, la visiera, il camice, tutti negli appositi contenitori, un rito alla rovescia altrettanto importante perché a casa c'è sempre qualcuno che aspetta, come racconta questo neopapà. Ettore, sì, è una gioia, insomma, almeno torna a casa felice per vedere lui, ecco, sì, di sicuro. Felice, ma magari un po' preoccupato per Sì, questo. di sicuro preoccupato anche prima in gravidanza, forse ancora di più adesso, per carità, sì, però di sicuro non bisogna mai abbassare la guardia e penso soprattutto a qualsiasi manovra che faccio, ovviamente a casa. Questi segni sulla fronte della visiera dopo poco più di mezz'ora. È lo stesso primario Fani a consigliare di filmare la reazione della pelle, che racconta di una costrizione necessaria. Ma qui i turni non durano certo mezz'ora. Minimo la mattina e il pomeriggio, 7 ore, sono 7 ore. Riusciamo a fare qualche pausa di 10 minuti, ma non di più. E la notte? La notte sono 10 ore. In queste 10 ore dovete anche pronare i pazienti, quindi anche fatica, Sì, anche beh, fatica. chiaramente ci troviamo in condizioni anche abbastanza pesanti. E se una morale c'è in tutto questo, la sintetizza in poche parole Farnia, che così si rivolge ai trevigiani. State tranquilli, ovviamente abbiate la preoccupazione e aiutateci a non infettarvi e quindi a ridurre il lavoro per tutti noi, ma tutto quello di cui ci sarà bisogno noi cercheremo di darlo a tutti quanti.